Sono 20 le persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Enna per truffe informatiche e telematiche. Questo è il risultato di 2 anni di indagini condotte dalla polizia a Nicosia. I 20 soggetti residenti in varie province italiane, individuati come autori di truffe e crimini informatici, reati connotati da una forzatura del dispositivo informatico mediante appositi strumenti o software, ma anche di reati commessi in ambito infotelematico, nei quali il dispositivo informatico rappresenta lo strumento mediante il quale si commette il reato di truffa, diffamazione o sostituzione di persona o altro. Le modalità di raggiro prevalentemente accertate sono state quelle tipiche delle truffe online mediante fittizi annunci di merce varia mai consegnata all'acquirente, ma anche di prelevamento online di somme di denaro dalla carta di credito, dalle postpay, degli ignari titolari per accreditarle su carte prepagate in loro possesso o su conti di giochi loro intestati, confidando nella riluttanza delle vittime a denunciare l'ammanco, considerato che le truffe venivano volutamente perpetrate per importi limitati. Le indagini hanno visto impiegate la squadra di polizia giudiziaria e la polizia scientifica del commissariato di Nicosia, coordinate dal commissario capo Chiara Ricco Galluzzo, che hanno scoperto 7 truffe informatiche nel 2017 e 8 nel 2018 per un ammontare complessivo di circa 25.000 euro. L'attività investigativa ha consentito inoltre di dare un freno ad un fenomeno criminoso in continua crescita.